Una camomilla. Stasera ho proprio bisogno di una camomilla. C'ho lo stomaco un po'... No, non è che sto male. È che ogni tanto è bello andarsene a letto presto la sera. Non fumare. Ecco, la camomilla mi dà proprio questo senso. Mi ripulisce. Bollente. Vabbè, aspettiamo. Non è ancora mezzanotte. Ho proprio bisogno di una buona dormita. È da un po' che non riesco a riposare bene. Ma non è proprio che non dormo, è che mi sveglio continuamente. Il campanello. No, chi sarà quest'ora? Speriamo bene. Chi è? Ah, sei tu, Marina. Sì, ti apro. Ti apro. Marina. Vabbè, con lei non c'ho problemi. Ma cosa vorrà quest'ora? E senza Alberto mi sembra di aver capito. Ai, 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 ai. Speriamo che non sia successo niente di grave. Stasera vorrei proprio dormire. Ma sì, dai, è un'amica, glielo dico. Marina, che ti succede, eh? Lei mi si butta al collo, molto più affettuosa del solito. Ho capito. Fine della camomilla. Ma è simpatica Marina, un po' matta, sì, cioè è strana, anche come fatta. Un corpo stupendo, le gambe bellissime, compatte, ben tornite. E poi quel viso, la divisa non è bellissima, è un po' gonfio. E la voce? Una voce che non ci sta mica con quel corpo, sì, con quelle cosce, non ci sta. Vuoi una camomilla Marina? Si è seduta. E mi sembra nervosa. Ne voglio un po'? È calda. Ma che camomilla, dammi whisky! Non è nervosa, è furibonda. Non ce la faccio più! Non ce la fa più, lo sapevo. Mi butta addosso di tutto, su Alberto, si intende. E sale di tono, e si scalda, e diventa rossa. E la bolletta del telefono, la bolletta del telefono! Non capisco. Provo a domandare, ma lei è partita. Sì, sì, è sempre colpa mia. Certo, il telefono. Sono io che spendo i suoi soldi. Mi odia, mi odia. Calmati, Marina. Niente, non si calma. Deve essere successo il finimondo, credo. Se ne sono dette di tutti i colori. Certo, me ne ha dette di tutti i colori. E io non ce la faccio più. Non ce la faccio più a vedere quella sua faccia da aguzzino quando conta gli scatti. Ma quali scatti? Ecco, lo sapevo, riviene fuori la bolletta. Calmati Marina, non è niente. Può darsi che sia colpa della SIP. Ma quale SIP? È tirchio, meschino. Sempre stato, questo è vero, lo so. No, non lo sai, ora di più. È insopportabile, pazzo. Mi fa delle scene isteriche, mi ammazzerebbe per il telefono, capisci? Mi controlla di nascosto. Non posso neanche parlare con le amiche, con mia madre. Ma io gliela faccio mangiare la bolletta del telefono. Che gli vada giù, gli vada giù. Manda giù mezzo bicchiere di whisky e si calma. Meno male. Ecco, ora ha un altro tono di voce. Accavalla le gambe.
devo dire, sempre bellissime anche in questa occasione, quando con quella sua voce sottile e inadeguata mi dice che è proprio finita, ha deciso, vuole dividersi. Poi, con una tranquillità spaventosa, dormo qui da te qualche giorno e poi in qualche modo farò. Lo sapevo, non bisogna mai fidarsi di quelli che all'improvviso diventano calmi. Dormo da te, soluzione geniale. Ma certo, dico io, per me va benissimo. Ma i bambini e Alberto e lei? Non la voglio più vedere, quel bastardo! Oddio, il bastardo! Non può essere che Alberto, fammi vedere. È lui. Che faccio? Gli apro. Sono qui con sua moglie. Sì, ma non sto mica facendo niente. Scusa allora, mi fa lui piano, ma ho bisogno di parlarti. Dio, che faccia, ragazzi. Un funerale, eh? Non vorrei che vedendola qui... Devo alleggerire. Lupus in fabula. Entra, vecchio mio. C'è una sorpresa. Si guardano e... niente. Un gelo tremendo. E allora io... Ah, eccoci qui ancora tutti insieme come ai vecchi tempi. Patetico. Non è il solito Alberto, ha una faccia strana, forse i capelli corti. Deve essere andato dal parrucchiere. Si è accasciato sulla poltrona, neanche una parola. Lei fuma nervosamente. Lui guarda il tappeto. E allora io... Vuoi una camomilla, Alberto? Non è tanto calda. Ma che camomilla! Scatta furibondo! È roba da finocchi! È buona la camomilla, mamma mia che belva, eh? Si butta sul whisky con slancio e giù il bicchiere. No, perché avanti? Che cosa ti ha raccontato? Ma no, dico io, niente. Figuriamoci niente. Chissà quella lì che cosa ti ha raccontato di me? Ma no, dico io, cose da niente. Stupidaggini, la bolletta del telefono. Ah! Ha avuto il coraggio di parlarti della bolletta del telefono! Aveva ragione lei, la bolletta del telefono lo manda fuori di testa. Perché tu non puoi capire, lo sai tu, cosa c'è sotto la bolletta? Sì, me l'ha detto, sì. Gli scatti, eh? Ve li do io gli scatti! Oddio, è già passato al voi, mi tirano dentro, lo sapevo, mi tirano dentro. E lei te lo diceva con un taccagno schifoso. Sta zitta, cretina! Fa lui. Sì, sì, sta zitta, Marina, lascialo parlare, è giusto che parli anche lui, è anche grosso, calma. Ecco, lui si sfoga, racconta tutto, arriva al dunque. Lo sapevo che c'era sotto qualcosa, sì, sotto il telefono, qualcosa di grave. Salta fuori un nome. Lui sostiene che è il suo amante. Lei nega, è tenace. Lui si incazza ancora di più. Non è tanto per l'amante, è che telefona a Roma tutti i giorni. Ha ragione, si stava a Callarate era meglio, eh? E ci stanno delle ore al telefono e io pago, capisci? Oltre al danno, la beffa. Si ributta sul mio whisky e giù una mezza bottiglia. Mai stato così generoso. Un attimo di pausa, ma non mi illudo. Il tempo di riordinare le idee. Ora lei ce le ha chiarissime. Riprende calma. Vedi Alberto? La sua voce, come sempre, è insopportabile. Devi capirlo. Non si può più andare avanti. È inutile. Dobbiamo dividerci. Silenzio. Non parla più nessuno. Che sia finita. Lui solleva gli occhi verso di me. E io... Ma cosa vuole da me? Poverino. Forse...
forse piange. Avanti, diglielo tu che è una stronza! Non piange, anzi scatta in piedi come una morta, urla, sbraita, insulta, tira un gran calcio al tavolo, lo sapevo, il tavolo barcolla, mi alzo per salvare la bottiglia, whisky di Malto, bevanda da uomini, altro che finocchi, 20.000 maledetti taccagni, proprio qui dovevano venire, e altro ci penso io, siete due pazzi, fate ridere, fate ridere! Niente, la risata lecita, ora si insultano all'unisono, fanno chiudono di più, non si capisce più niente, buoni per Dio, si svegliano tutto il palazzo, sono stravolti, lei ha la faccia sempre più gonfia, lui smania, è tutto sudato, sbatte i piedi per terra, buono Alberto, la portinaia che gli frega, non lo ferma più nessuno, ha la camicia stracciata e tutti quei peli sul petto. Non gliel'avevo mai visti così tanti, eh? Improvvisamente si getta sulla mia libreria. No, per carità, che c'entrano i libri? Ma che lo sfogo, la scotta con una violenza incredibile. Aiuto, crolla tutto! Enaudi, Adelfi, Guanda, Ricci, sì, anche quelli da Finocchi. Aiuto, sfasciano la casa, sì, la mia! Lui solleva una poltrona, che forza gli è venuta uno lango. Lo credo con tutti quei peli. Buon Alberto, la poltrona della nonna. Non gliene frega nulla di mia nonna. E su in aria, che spavento. Marina schizza via, veloce, con quelle cosce, come fa? Ed ecco la poltrona che volteggia, scende, scende, ciao nonna! Ma quadra restauro, mille pezzi, legnetti, schegge da tutte le parti, aiuto, la guerra, le mitragliatrici, niente, meno male, sono illeso, e poi la paglia, il polverone, e le piume, una cascata, cadono piano, lentamente, danno sicurezza. Niente, non è contento, non si è calmato neanche con le piume, ma che? Ha gli occhi iniettati di sangue, lei se ne frega, reagisce, lo sfida. Cornuto, cornuto, oh, non si dice cornuto, Marina, non è il momento. Sì, sì, cornuto, certo che un amante, non solo uno, 10, 100 amanti. Sta diventando, vuole farlo impazzire. Sono stata con tutti i tuoi amici, anche con lui. Con me? Non è vero, non devi crederle, è la fine, lo sapevo. Lui si scaglia contro di lei, Dio che faccio? Lo sto solo un po' da lontano. Lei coraggiosissima, la pazza gli sputa addosso. Cerco di tirare via come posso, con le gambe. Ecco, ce l'ha fatta, non ce l'ha più sotto, non ce l'ha più sotto. Allora lui si morde una mano. Si morde una mano immobile. Un tempo infinito, mi pare. Sì, forse il rimorso. Ma quale rimorso, improvvisamente sferra un pugno fortissimo alla stufa, la mia stufa antica. Errore, non si rompe quella lì, è di Ghisa. Che male, urla, urla, lango, urla, è il sudore freddo, ho capito, frattura. Di più affascinante degli ospedali alle 6 di mattina. Un silenzio. Avevo indovinato. Frattura del primo e del secondo metacarpo della mano destra. Nella stanza vuota, due infermieri un po' sonnambuli gli preparano l'ingessatura. Alberto è calmissimo. Ci si incontra con lo sguardo. Lui scuote un po' la testa e mi sorride. Fuori è già mattino e camminiamo a fianco. Ora lui mi prende sotto braccio e quasi fischiettando. Vedi, Giorgio, l'alba è il momento più bello della giornata. È un miracolo. È come se il tempo non esistesse. Io non capisco, sono un po' confuso. Ho ancora negli occhi l'immagine di tutto quello che è successo. E Alberto ne è già fuori. Forse ha ragione lui. Le uscite d'ospedale all'alba lavano via tutto. Gli umori della notte scompaiono e si cammina leggeri, ripuliti. A due cose teneva molto lui: alle albe e alla vera amicizia.